E sempre a proposito di pieno di tifosi, anche il Volley avrà il suo teatro super gremito in questo fine settimana al Forum di Assago, arriva a Modena e i tifosi milanesi non vogliono perdersi le giocate di Zaitsev e compagni. Tutto esaurito sotto rete, la palla a volo che riempie il forum. Domani saranno in 12.000 ad assistere alla sfida tra Milano e Modena. Non è la prima volta, ma il tutto esaurito per una partita della regular season non si era mai registrato da record. C'era riuscita 25 anni fa la Mediolanum di Silvio Berlusconi nella finale scudetto del 1994, sogno infranto per Milano, sconfitta da Treviso. In campo i fenomeni di allora, Andrea Lucchetta, Andrea Zorzi, Samuel Tandè agli ordini di Raul Lozano da una parte, Negrao, Gardini, Bernardi, Toffoli, allenati da Gianpaolo Montali dall'altra. Uno spettacolo, quegli spalti gremiti che si è ripetuto recentemente in occasione dei mondiali lo scorso settembre. Milano si riprende Milano, il sold out è la prova di un grande amore mai sopito nonostante tutto, quello dei milanesi per battute, muri, bagger, schiacciate. La grande rivincita di Lucio Fusaro, ex giocatore allenatore e ora appassionatissimo patrono di Milano, lui che ha avuto la lucida follia di riportare il grande volley maschile all'ombra della Madonnina e che da 7 lunghi anni attende con ansia di poter avere il Palalido con conseguente pellegrinaggio in impianti fuori città tra Busto Arsizio e Castellanza. Domani la Power Volley se la vedrà con l'azimut di Belasco e Zaitsev. In Modena c'è quello che potremmo definire il Ronaldo della pallavolo. È un uomo concreto, Fusaro, uno che non vende illusioni. Per fare quello basterebbe comprare Nembo Kid, Superman e Capitan America e vinciamo lo scudetto. No alle illusioni, sì ai grandi sogni. Ho detto: senti, se io ti facessi una proposta, lui mi ha detto: fai una squadra che arrivi nelle prime quattro e io ci sono. Io da milanese gli ho risposto: pirla, ma se ci sei tu siamo nei primi quattro. Chissà, un giorno Milano potrà godersi lo Zar. Intanto può esaltarsi per il forum tutto esaurito per quella passione sottorete dei milanesi mai sopita.